Guarda, guardali. Tutto ciò che resta dei fottuti Peaky Blinders. Ho detto al mio avvocato di preparare gli incartamenti. Riguardano tutte le attività appartenenti a voi. Pub, ristoranti, magazzini. Tutte le cazzo di cose che avete preso nel corso degli anni, accumulandole. Firmerete i documenti in favore della mia famiglia. O lo fate o morirete. Qui ora. Volevo seppellirvi tutti. Ma mia madre, lei vi conosce e ha detto che per voi sarà peggio se vi lascerò vivere. E se prenderò possesso di tutto quello che avete. Perquisiteli. Soprattutto non fidatevi di questa puttana. Adesso. Fermate. Fino all'ultimo. Preferisco che li firmiate in ginocchio. Per terra. Inginocchiatevi, porca troia! E fermate! Un mio amico una volta disse: il pesce grosso fotte il piccolo. E così ho trovato qualcuno più grosso di voi. Senz'altro saprete che ci sono due famiglie a Brooklyn che vogliono impadronirsi del vostro monopolio sull'importazione di liquori a New York. Ma se si mettessero contro di voi a New York? Darebbero inizio a una guerra tra famiglie. Però se voi moriste nel corso di una vendetta contro un cazzo di bookmaker di Birmingham, si prenderebbero i vostri affari senza una guerra. Abbiamo contattato anche un uomo d'affari di Chicago. E anche lui ha mostrato interesse per l'importazione di liquori a New York. Il suo nome è Alfonso Capone. Avete parlato con quel ciccione del cazzo? È che i parenti che avete portato con voi da New York sono quasi tutti morti, signor Cengretta. E questi uomini qui lavorano per soldi, vanno da chi offre di più. E adesso hanno nuovi ordini. È così, eh? È così. Anche tu, Matteo. Minchia. Che gran bastardo. Ah! Ah! Ah!
Marco! Arthur è stato ferito, ma è vivo, Polly. Dobbiamo far credere a tutti che sia morto. A tutti, eccetto me, te e Linda. Arthur Shelby è morto. Ho in mente un piano. Possiamo usare questa morte per vincere la guerra. Dite agli uomini di Chicago che Michael Gray firmerà la licenza di importazione a New York. 300 barili di dry gin al mese. Fuori. Tutti. Dite al vostro capo quello che avete visto oggi. E ditegli che non si fottono i Peaky Blinders.